A febbraio era stato rapito e rapinato perché ritenuto responsabile di avere rubato 30 kg di hashish da un capanno che aveva affittato ad una coppia di magrebini. A distanza di mesi, e nell'ambito delle stesse indagini, l'uomo è stato arrestato per spaccio di droga e per avere ceduto stupefacente ad alcune donne in cambio di prestazioni sessuali. Protagonista della vicenda è un imprenditore residente in Val di Magra, arrestato dai carabinieri di Sarzana a conclusione dell'indagine déjà vu iniziata lo scorso inverno proprio in seguito al rapimento dello stesso imprenditore. All'epoca vennero arrestati due cittadini del Marocco ed un rumeno, ma nel proseguio delle indagini i carabinieri hanno accertato che anche l'imprenditore spacciava stupefacenti vendendo hashish ad un altro cittadino marocchino domiciliato a Viareggio in cambio di cocaina. Anche il nordafricano è stato arrestato. I carabinieri hanno anche sequestrato 570 grammi di hashish all'imprenditore. Va dimagra che una volta di più si conferma piazza di spaccio al centro di un crocevia che va dal Levante Ligure alla Versilia. Purtroppo eh, la droga è qualcosa che oggi è un'emergenza sociale, un flagello soprattutto per i giovani che molto spesso se ne avvicinano eh, per vari motivi o per amicizie o per eh, una serie tv o altro e in maniera superficiale e poi ne restano impigliati e non, diventano veramente schiavi. Parliamo di ragazzi anche di 13-14 anni che cominciano a fare uso non soltanto di hashish ma anche di cocaina e quindi la situazione è molto grave. Per quanto riguarda le indagini condotte, eh, buona parte dei pusher sono di nazionalità mag magrebina, diciamo marocchina, e la maggior parte dei clienti sono italiani.